Ma se io mi teletrasporto, se teletrasporta col bimbo? No, lo posa. Perché lo lasci lì? Dimmi che non sono lo lasci una madre orribile. No, dimmi che non lo lasci lì. Ok, ho già capito che il bimbo deve andarsene a casa da solo. Bimbo? Fai qui, va? Guarda, ah, che carino. Vediamo se è abbastanza intelligente. Oh, povero. Corri, figliolo, corri. Dai che ce la puoi fare. Dai, pulce, dai che ce la fai. Dai, figliolo, credo in te. Perché se non passi dentro il cancellone. È un po' basso. Figliolo, non ti vedo. Eccolo. Ecco. Dai che ce la fa. Oddio. Dai che ce la fai. Dai, credo in te, figliolo. Oppi. Dai che ce la fai. Cioè, è arrivato quasi prima lui, eh. Non volevo dirtelo. Sì, in effetti. Vede già i buchi neri, le galassie. Sì. Fai vedere anche come... Oh. Ha già acquistato un po' È felice. Cosa vuole fare col falò? Cosa vuole fare col falò mio figlio? È un piromane, lo sapevo. Vuole stare comodamente vicino al fuoco del caminetto. Dicevo, che non abbiamo il caminetto. Sì, sì. Ah, ce l'abbiamo? Travesti mio figlio. Sì, fai infatti vedere quanto è bello. Che abbiamo visto quanto è bello normalmente al naturale, sì, no? Questo è... Sì, perché ha preso un po' dalla mamma. Un po', Travestiti. Sì. Quindi è più alieno che vampiro fantasma. Ecco, adesso è nascosto là sotto. Cos'è? Deve ma non lo toccare, ti prego. Figlio. Sì, ma il padre. Mi facciamo conoscere suo figlio? Sta dormendo. Poverino, so perché dorme lui. Ci sei segni che passa. Ci sei segni che passa. Quindi gli fai acquistare l'abilità di pensiero facendo vedere le cose. Quindi qualsiasi cosa possiedi momento. Ah, no, è vero, c'è Vlad. Scusa, ho sbagliato. Mi ha preso male. Mio figlio è morto, non me ne sono neanche accorta. Tutto lui guarda le cose. Aspetta che svegliamo Vlad. Sì, ma anch'io sto dormendo, eh. Ti vado a dormire. Controlla il bebè. Vediamo un po'. Cosa può fare col bebè? Spaventarlo, povero. Ah, ok. Oh, carine. Lui si confonde un po' col verde del un pochetto spugno. Dettagli. Allora. Prendi in braccio, vediamo se lo può prendere in braccio. Ma credo di sì. Sì, può fare qualsiasi cosa. Si vede in trasparenza il bambino, fa un po' senso però. Una fotina a loro no, eh. Sì. Tirato un muro magari. La civero. Così ha un senso di una casa. È un'inquadratura del cazzo, però. Adesso cerco di girare un po' me. C'è l'altro muro. Vabbè, se giri dovrebbe togliere il muro davanti, eh. Un po', almeno ci vede attraverso. C'è il resto della casa dietro. Non ce la farò mai.
Oh, sembra adorabile. Assomiglia un po' al papà, anche. Vedi? C'ha lo stesso... Ma scusa, i denti da vampiro ce li ha? Sì. Li abbiamo messi? Ah sì, ecco, c'è sì. I canini. Ma fagli fare qualcosa, sto bambino. Ciccio. Dai. È rimasto imbambolato lì. Si è buggato Vlad? Sì. Col bambino in braccio? Sì, cioè, dice, ho un figlio che è adorabilissimo. Sì, ho capito. Sono pienamente d'accordo. Ma... Hola. Allora, la conosce, vai. Impara a conoscere. Comincia a... Io sto dormendo nel frattempo. Ti ricordo che abbiamo una peste? Perché c'è un bicchiere per terra? Perché tu sei mini drink. Ah, ok. È la mantina della... Della famiglia. Aspetta, perché Vlad voleva dormire. Questa è l'abilità comunicazione. Ah, oddio, di nuovo ho perso il comando. Loda il pargolo, loda il pargolo che sta imparando a parlare. Ecco, magari arrivo anch'io, no, eh. È brutto interagire con mio figlio. Insegna a parlare, vediamo cosa gli insegna. Perché c'è la sedia? Lui di noi in mutande. Vabbè, dormiva poco fa. Lui dorme in mutande. Che cazzo sei? Non ne ho idea. Perché gente arriva e bussa? Io non capisco. Vedo, io lo mordo. Come blocca la porta? Tira giù i muri, sennò mi sa che non riesce a beccarlo. Che cazzo sei? Cosa vuoi? Mi vado a causare le allucinazioni. Ma io dove sono? Aspetta, non mi fare perdere sta scena, sennò... Sono arrivata da dietro. Sì, e stai lì a bruciarti il sole perché non ti stai muovendo minimamente. Ma perché fa sempre così? Figlio, saluta tua nonna. È la moglie di... Oddio, la moglie di Shiny, nell'altro mio alter ego. Che bella signora, guarda che portamento. Ecco, non mi dico qua. Sta parlando da solo, è perfetto. Tu sei un po' giù di adesso, eh? Sì. Già. Però c'ho anche sete. Eh sì, vai fuori a bere che ti brucia ancora un po', bravo. Invito ad entrare, facciamo entrare almeno così facciamo prima. Il bambino? Ah, rimasto. E lì. E io dove sono? Che dove sei andato Vlad? Ah, eccomi. Incredibile, sono andato da mio figlio forse. O forse sto parlando con la maggiordoma. No, credo che... Sì, lo sto guardando mio figlio, non è che lo sto facendo, non sto interagendo con lui in ogni caso. Avanti lì, non riesco a acchiappare il bimbo. Ah, eccolo. Allora, prendi il bimbo. Ce la facciamo. E... vediamo se c'è da giocare. Se ne va, mi segno se ne va. Gioca, dove va, dove va? Dove sta andando? Sapevo io. Ma questo? Per terra. Che roba è? Guarda l'altra Shiny. L'altra Sharing. Ecco, non ti pareva. Beh, sta succedendo? Andate a prendere il bambino. Beh, non è che la prendi quella ributti per terra, anche te, Vlad. Che cazzo? Se no. Io litigo con mio figlio. Beh, ci credo. Perché? Boh. Ma gioca col bambino.
Rallegra. Come arrivederci? Ma stiamo scherzando? Niente, ok. Vabbè, adesso ci giochi. Coccolati, dai, fate un po' d'amicizia, se no. Cosa ha il bimbo? Corrente. Ecco. Non voglio, è ribelle, te pareva. Vuole chiedere a me? Vai a chiedere alla nonna le cose. Va. E ma anche la nonna doveva bere? Si sta divertendo comunque. È la scarpa. Questo sta ancora parlando da solo, eh? Eh già. Tu mi stai che hai fatto cosa a dormire da sola. Dici? Sì. Aspetta che bimbo deve andare in bagno però. Oh sì sì. E già noi non abbiamo fatto niente. Metti un attimo in pausa e fai le cose. Eh sì. Quindi dovresti portare il bimbo. Orsù insegna a usare il vasino. Ce la farò? Non ce la farò? Speriamo, vediamo. Che tra l'altro il figlio non l'abbiamo ancora chiamato per nome. È vero. Che si chiama Niras, mi sembra che è il nome. Mi sembra che sia il nome al contrario di Sharin. Perché non sapevamo come chiamarlo. A questo punto siamo scherzati. Lei è uscita con questa idea geniale. Allora, non vuoi far contenta la nonna dando il nome che ha scelto lei e quindi. Che sta a fa? Noi siamo pagati di fuori. Ma perché non mi ascolta più? Quando comincio a far così il gioco io lo odio. È molto ispirato. Cosa fa qua sotto? Cosa sta facendo? Sta bevendo. Sta bevendo. Cos'è il primo lì? Qualcosa da bere. Ah, mi ha messo in miscelazione, ok. Sì, sì. Vuoi preparare un pasto da gourmet e guardare uno spettacolo romantico. E diventa energetico. Il problema è che sto scemotto non ha nemmeno più plasma da bere, quindi dovrebbe ordinare su internet un po' di sacche. Altre scelte dovrebbe essere vampiresco, ma non c'è, perché non è più vampiro. Vabbè, può essere anche fuochi d'artificio, eh? Sì, conoscendo darebbe fuoco a tutta la casa, però con altre scelte. I vuoto mostri per i bambini, cioè scusami, in teoria lui dovrebbe. Non può comprare plasma lui? Perché non può comprarlo? Cioè non è più vampiro. Beh, in effetti è un fantasma adesso. Sai che qualcun altro gli deve comprare per lui. Gliele devo dare io. E sto a dormire. Svegliati donna, che tuo genero sta morendo da fame. Anche lei c'è sete però, eh. Ecco, allora ci facciamo una bevuta, no? Dov'è? Vieni qui. E tira fuori il plasma. Collocano lo scenario. Si baggherà come ieri? Spero di no. Collocano lo scenario. Ma sì. Dove li sta collocando? Ah, li devo collocare io. E poi tu te ne bevi una. E lì. L'hai messa. Sì. Quella per Vlad. Adesso tu te ne bevi un'altra. Ne metto due perché sai non gli va. Ma porca.
Io non ce la posso fare. Bevi. La vuoi lasciare lì? Niente, eh? Lasciala lì. Vabbè. Ah, lei sta bevendo, giusto? Ma lui uno non se ne fa nulla. Niente, non ce la posso fare. Senti Vlad, vedi, inizia a fartene bastare una. Beh, forse puoi metterla anche se non c'è lei, eh. Dici? Forse. Beh, non ha setissima lui, eh. Ha più sonno, più che altro. Mio figlio cos'ha? È triste. Per qual motivo? Non lo so. Cosa, ha avuto un incidente sul vasino? Povero. Ok, andiamo su, va. È andato lui. Allora, deve chiedere a Shalin da bere. Bevanda. Però la bicicletta è a posto, quindi probabilmente. Poi vedi che secondo me vuole ascoltare la radio. Infatti. Cos'altro? Che c'è di nuovo il mio? Togliti i vestiti. C'era la mia icona. No, c'era la mia icona prima, ma è cambiata adesso. Si è arrabbiato. E comunque sì, un po' bagnato lì. Vedi che ci si dà anche da mangiare, va? Madonna. Io tu scrivi sempre così. Te l'ha dato da bere però, eh. Che buono, gli sono da mangiare. Va bene. Appaio, scompaio. Perché non le dai la pappa? Non gli dai la pappa? Perché sono buggata. Piuttosto me ne vado. Ce lo lasciamo lì, sta creatura? Senti, io sono filettante nella vasca da bagno. Quanto pare. Dai il cibo, va. Smetti di lavarti, donna. Cosa gli diamo? Cereali? Però dai i cereali. Cereali, piccinino. Vediamo se qualcuno gli dà da mangiare. Di solito arrivo veloce, eh? Di solito, poi. Di solito. Sai che sono cresciuti gli alberi e non ce ne siamo accorti? Eh già. Eccoti. Sì, però dai da mangiare. Hola. Sì, bimbo. Ok. Allora, mangiare mangia, però con te cosa vuole? È troppo tardi, arriva dalla nonna. Anche sonno, il piccolino. Quindi quando ha mangiato a sufficienza... Spero non farò un po' taraglio mentre mangi, per cortesia. Ok. Dove vado? Perché non ce ne sta uno fermo? Ecco. Bravo. Tutto questo perché hai voluto mettere i tratti casuali, eh? Così, brava. Ha detto l'universo.
Ecco, bevi, va. Doveva essere un maschio biondo con i capelli e quel tratto. Leggi per far addormentare, va là, veloce, sì. Questa è una peste, butta giù tutto. Comunque la faccia poi. Che è molto ispirato, comunque la faccia da molto ispirata. E si guardano. Ma si guardano in modo molto ispirato. Oh là. Ecco. Poi ci penso su un momentino, eh. Vediamo su anche l'altro muro. Ok. Hai muri un po' spogli, se proprio bambino qua. Un po'? E si bugga così? Che bello quando il gioco si prende le pause di tanto in tanto, così stanno fermi. Vabbè. Perché si è risvegliato? Aveva sonno. No, com'è energico. Deve dormire. Unica la botta in testa. Ma veramente? Cosa vuol fare? Chiedi aiuto per ballare. Bagno, cibo, altre scelte. Aiuta. No. Amichevole. Lotta. Ma non trovo. Azioni. No. Nope. Prova a fare lotta, io voglio vedere lotta comunque. Ma non credo che. Non te lo dà, devi avere il livello 2. Ah, non c'è di. Ah, forse bisogna accendere la radio qui. Aiuta col ballo. Ecco. Tu o lui? Io sto dormendo, quindi. Okay. Vedi che c'ho lo sfondo da dormire. Vediamo se farlo ballare. Sì, io avrei. E questo è un ballo. Guarda che sono bravi i ballerini. Sì, sì. Se sono bravi. Vlad. Guarda che mosse! Quanta energia! Ecco. Forza! Poi devo ripulire la sua stanza. Ah, prendi in braccio, no? Cos'è? Parla nemmeno. Prendi in braccio. Gli insegniamo a ballare a sto bambino. Niente, si bugga così. Dai, questa creatura vuole ballare. Cos'è? Un muro. C'è da raccogliere roba dagli alberi perché vedo che sbrulluccicano di mezzo. Sì. Andate a insegnare a ballare lì lontanissimo dallo stereo. È piantato. Ecco, ora è contento e va a letto. Io lo meno, che musica era terribile, però si è addormentato. Io sono sveglia, in compenso. Io spegnerei sta roba. La mosca è un po' tetra. Infatti sta sognando i ragni, povera creatura. No, si è risvegliato.
perché? Qual è il problema? Prova a calmarlo. E come? Va lì, fai calma, non lo so. Ah, lui vuole fare i capricci. Sì, quindi... ma è lui. Non c'è calma. Ok. Ma io dove sono? Al gabinetto. Ok, sono arrivata io anche. Che cazzo sto facendo in bagno che ci sono delle ore? Allora, ok. È rimbalzato bambino. Abbiamo calmato. Fai venire anche a me di qua a dare una mano, magari. Come intanto interagire con mio figlio. Ciro. Carino. Secondo me non si... cioè... dici che dorme? Adesso sta dormendo. Sì, era molto buona. Vabbè, per quanto dormirà? La prossima volta che vuoi mettere un tratto random ti picchio selvaggiamente. lo voglio fare tutto random. Questo dove? Dobbiamo stare con la radio. Fammi venire a spegnere, ho detto fammi venire di qua. Tu che stai a fare? Sono certo, le sorelle Gioffre. Che sederti qui, dai. Fate la bella famigliola. Ecco, scattaci una foto poi. Col muro, possibilmente. Sì. Se riesco a farti venire qua. Che è un po' spoglio sto muro. Cioè, sono incazzato perché c'era l'immondizia per terra. Lui sogna la piscina, il bambino? Sì. Ti è una peste, veramente. Che c'hai tu? Prima che mi sparisce questo qua, insomma, un abbraccino, esprimi affetto. Oh, dichiara amore eterno, sì, così. Tutto ciò è bello, ma... però pensavo alle scarpe, io non capisco, però va bene. Ok. Cos'è il simbolo del cuore là sotto? Cos'è? Quale? Quello. Ah. Un bebè amato. Un bebè amato però si è svegliato? Ma di già! Oh mio Dio! Guarda, fammi fare qualcosa anche a me. Come me, magari. Interagì un filo con mio figlio, non è che... Cosa vuole Lilith? Ma sta telefonando a te? Sì, vuole fare una festa. Non è il caso, Lilith. Sulla scogliera, poi. Ma adesso non è proprio il caso, eh.
Lui poteva chiamare suo fratello. No. Ci abbiamo un bebè. Però non si offende. Guardate, io ce la faccio ad arrivare al figlio, magari. Allora, rallegra il bimbo prima di tutto, poi. Ma lui ha solo sonno, no? Sì, ha solo sonno. No, quella sono ancora io, eh. Ah, è di nuovo incazzato. Con la nonna? No, non può sedere quello, ti prego. Energia e divertimento. Senta che se non dormi, figliola. Hai un marito pirla. Quello guarda che lo sapevo già, eh. Vuole togliersi i vestiti. E dove togliamo gli vestiti? Cosa vuol stare, nudo? Cambia abito? No, togli i vestiti. Vestiti. Vediamo cosa succede. Ti piace la musichetta? Oh, la... Come il padre, deve stare nudo.